Niente, oggi chiaramente c'è stata da parte del governo una delegittimazione forte dell'azione sindacale, di quello che il sindacato rappresenta. Quindi penso che sia naturale a questo punto che anche il sindacato faccia un cambiamento, scelga un cambiamento, però è chiaro che se è finito il tempo della concertazione, dove diciamo il governo decide di decidere senza sentire quello che pensa il sindacato o le parti sociali, è chiaro che probabilmente il sindacato oggi si deve anche reinventare Certo, andando a... quello. Certo, ecco. Questo sì. Volevo capire quale sarebbe a questo punto il rapporto che dovrà avere o dovrebbe avere, secondo lei, il sindacato con la politica in un momento dove la politica delegittima il sindacato stesso. Sì. E la crisi che attraversano l'organizzazione sindacale è questa, che lei ha perfettamente disegnato. Una volta superata la concertazione, qual è il mio ruolo? E io credo che a questo punto diventa un ruolo più libero in qualche modo. Più libero non vuol dire più casinista, più libero vuol dire che ha, come dire, è svincolato da un rapporto, come dire, di progetto comune, un rapporto come di dipendenza anche, come a volte è stato nel passato, no? Di dipendenza o anche, come dire, di sovraesposizione rispetto al partito politico. È capitato che per molti anni nella mia città, a Torino, chi decideva chi era il segretario del PC era la CGIL. E cosa che forse era sbagliata, ma non era il partito che decideva che faceva il segretario della CGIL, il partito nazionale decideva chi era il segretario della CGIL nazionale, ma a livello territoriale le cose andavano in modo un po' diverso e questo compensava. Io credo che il problema del sindacato sia proprio quello che lei ha indicato, come si riesce a ricostruire un ruolo. Questo non può accadere in pochi minuti o in pochi giorni. In quanto il ruolo della concertazione fu Ciampi, si ricorda, che lo rilanciò, e lo rilanciò in una fase di grande difficoltà, eccetera. Adesso siamo in una fase di comando politico, questa è la fase attuale, ed è chiaro che il comando politico non tollera interlocuzioni di pari livello. Però a questo punto io credo che il sindacato posi la questione del comando sindacale. Cioè, benissimo, ma questo mondo, allora come lo organizziamo? Ci sono dei problemi notevoli perché forse il sindacato non è più abituato a ragionare in questi termini. E quindi, tra l'altro, se hai un governo nemico è molto più facile fare questo lavoro. Se hai un governo che il lunedì è amico, il martedì è nemico, il mercoledì fa i fatti suoi, eccetera, è più difficile capire bene. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive. Io credo che però adesso l'aspetto positivo di questa fase è che il sindacato si può riappropriare pienamente di una funzione autonoma e di rappresentanza, soprattutto di ceti che non sono ancora rappresentati dal sindacato.